Open Fiber è la più grande infrastruttura internazionale per quanto riguarda ciò che la digitalizzazione, il passaggio ovviamente della rete. Una presenza importante, un abruzzese che è prestato ad un'azienda importantissima che torna in Abruzzo, ma non casualmente. Cosa state realizzando in questa regione e intero territorio italiano? Beh, allora diciamo il progetto Open Fiber a livello nazionale e comunque ovviamente regionale è un progetto che appunto contrasta il digital divide in modo assolutamente operativo, quindi il nostro lavoro è la connessione, quindi noi connettiamo effettivamente realtà, persone ed enti, ragion per cui poi appunto abbiamo questa caratteristica di infrastruttura critica e ragione ancor di più per assicurarne la continuità e la resilienza. È un periodo sicuramente interessante, dicevo, perché in particolar modo in questo periodo ci sono state moltissime nuove tra virgolette attivazioni, se vogliamo, no? di paesi anche della comunità montana. La cosa mi rende tra virgolette anche molto orgoglioso, perché fra questi c'è appunto il paesino da cui poi provengo, quantomeno da un punto di vista di DNA, quindi sono nato romano ma di DNA abruzzese, quindi mi fa molto piacere. Lo stiamo facendo in tutte le regioni ed è un lavoro, come si dice in inglese, relentless, è un lavoro senza sosta, però è motivo d'orgoglio, perché effettivamente stiamo andando ad appianare delle distanze che avevamo, no? tecnologiche rispetto a comunque tanti altri paesi europei. Conosciamo le classifiche, no? di rispetto appunto alla raggiungibilità digitale. Quindi da un lato questo compito nobile, dall'altro il compito anche di difendere, no? la garantire una base sicura di utilizzo, no? di queste infrastrutture poi di comunicazione. Una visione per il 2023, questa del Cyber Security Forum è un po' una prima presentazione di Open Fiber, una promessa per il 2023, Open Fiber sempre vicino ai territori che sono, creano rete e vanno avanti. Prossimo anno Ecdriatic diventerà un vero e proprio hackathon. La figura di Open Fiber, visto che dobbiamo accontentare i più grandi ma anche i più piccini che si avvicinano a questo mondo, qual è? Beh, detta così lo prendo un po' come un invito, no? Nel senso, no, in realtà, personalmente, no? Nel network dell'ambito di cyber security italiano, navigo, no? da tanto tempo, quindi come è successo in passato, sicuramente ancora di più in futuro, ci sforzeremo più che altro proprio per stimolare non solo questi incontri, che poi alla fine, come dico sempre, aiutano a demistificare determinati concetti, no? che sentiamo ma non facciamo nostri. Parlando invece di Hackathon e di altre iniziative, la formazione sia quella che noi chiamiamo awareness, quindi la consapevolezza digitale, ma in generale di sicurezza, ma in generale anche in qualche modo quella che poi è formazione interattiva, cioè un hackathon, la possibilità di far incontrare persone, simulare delle situazioni, serve proprio a fare propri certi concetti. Quindi sicuramente il nostro intento, e lo dico con certezza, è proprio quello di rafforzare questo tipo di iniziative e in qualche modo far sì, perché lo dico davvero, sono quei momenti di confronto, sono utili per chi li fa e per chi partecipa. Quindi nel momento in cui riusciamo a incontrarci e svolgere qualsiasi tipo di challenge su un contesto di questo tipo, si accresce la consapevolezza. Quindi sicuramente il nostro intento è quello di seguire questo che è l'impeto europeo e nazionale in termini generali, e nel particolare eventi come questo o altre iniziative anche con l'università e quant'altro ci vedranno sempre più protagonisti, speriamo.